Buongiorno, siamo qui con Giuseppe Cruciani, da 18 anni conduttore della Zanzara, un programma radiofonico su Radio 24 Il Sole 24 Ore, ideatore e inventore in fondo di un format che poi è stato seguito da altre radio e televisioni, ma in realtà l'originale è qua con noi, con newsmondo.it. Giuseppe, questo è il momento degli influencer, io a lungo sei stato in fondo anche tu, sei un po' un inventore del ruolo dell'influencer. Che cosa sta succedendo con il caso della Ferragni e di Fedez? Ma sta succedendo una cosa molto semplice, che quando si mischiano insieme business e beneficenza si fanno dei casini. Secondo me o uno fa beneficenza o uno fa business. Uno non si deve vergognare di fare business, non si deve vergognare di guadagnare. Poi si può discutere che tipo di guadagno sia, eccetera, eccetera. Per cui quando tu non sei chiaro su come fai beneficenza, io non l'ho mai fatta in vita mia e non me ne vergogno, non mi vergogno di dirlo, sai che parlo sempre in maniera molto esplicita. Però chi la fa, non lo discuto, ma la fai in maniera trasparente dicendo io do un tot, eccetera, eccetera. Per cui la questione è molto semplice. Se ti ricordi il vecchio detto del mitico Nenni, adesso molti giovani non se lo ricorderanno, quando fai il puro, poi ci sarà sempre uno più puro di te che alla fine ti apura. E quello un po' è successo. E allora però ti chiedo anche un'altra cosa. Cioè, mi è sembrato, e tu questo lo sai molto bene, che in Italia ci sono dei filoni in cui a un certo punto, come dice anche Andrea, ti perdonano tutto meno che il successo. Non hai impressione che ci sia anche questo fattore un po' di accanimento? Sì, ma io non sono d'accordo. Nel senso che quando tu, ti ripeto, quando tu punti tutta la tua carriera, tutto il tuo successo sul brand personale e soprattutto su un'aurea di purezza, di buonismo, se vogliamo, di perfezione, poi arriva una piccola macchiolina e lì però e quella lì rischia di compromettere. Poi nessuno vuole la gogna, nessuno vuole. Poi ci sono gli invidiosi, la famosa rete, no? I social che sparano a zero, ma chi se ne frega? Io non ho mai visto i social, me ne frega niente a me. Cioè, i commenti, gli hater per me non esistono. Cioè, a te non interessa quello che no, gli hater per me, io ho una teoria, gli hater esistono solo nella testa di chi li vuole far esistere. Non è obbligatorio leggere i commenti di chi ti insulta. Certo. Se tu non li vuoi leggere, non li leggi, e dunque gli hater sono un'invenzione di chi vuole gli hater per costruirsi una carriera sugli odiatori. Negli ultimi due giorni, però, su questo caso se ne è stato anche un elemento politico che è molto divertente. Sì, sì. Questo della Meloni, che da una parte usa Treius per attaccare Ferragni, e poi Salvini che ieri esce fuori e la difende. Ma cos'è? La trasposizione della politica nel mondo dello spettacolo? Allora, sì, nel senso che qualsiasi cosa, la Ferragni, la coppia Fedez-Ferragni sono un argomento di discussione pubblica perché loro hanno voluto così, Fedez ha voluto così e lei, e quando fai, quando hai questo tipo di, questo numero di follower, che poi bisognerebbe discutere se sono attivi, se non sono attivi, esatto, eccetera, eccetera, quanto contano, quanto non contano. Ma al di là di questo, tutto è politica, dunque anche la comunicazione, diciamo, pubblicitaria, volendo quello che dici, loro hanno voluto che diventare dei personaggi parapolitici, la più Fedez della Ferragni, ma alla fine anche lei, Sanremo, tutto quello che sappiamo. Per cui la politica ogni tanto si occupa anche di questi personaggi qua. Poi il fatto che Salvini abbia preso le difese, diciamo, contro la gogna, credo che sia una questione di posizionamento diverso. Cioè, per far dare fastidio alla Meloni. Sì, siccome la Meloni ha attaccato la Ferragni, allora lui non si può accodare e dice una cosa diversa. In 18 anni ho visto ogni tipo di governo, ogni tipo di maggioranza. Sì. In questo primo anno del governo di centrodestra ci sono state molte polemiche sulla sostituzione dei conduttori, sulle trasmissioni, magari la satira, la critica politica. Come la vivi tu, che sei uno graffiante in ogni caso? Quindi... Sì, guarda, io ti dico una cosa, a me l'occupazione dei posti tramite la politica mi ha sempre fatto orrore, mi ha sempre fatto schifo e per fortuna sono sempre stato distante da queste cose qui. Per cui la famosa lottizzazione è un orrore, solo il pensiero, dopodiché esiste la RAI gestita dalla politica, perché questo è, o la RAI la facciamo gestire in modo diverso, oppure quello è, la politica la gestisce, occupa le poltrone, pure gli strapuntini, dagli strapuntini ai conduttori. Per cui non mi stupisce il fatto che il centrodestra abbia occupato quello che poteva occupare. E la satira, diciamo, cioè, che rispetto... La critica com'è? Appunto, perché prima si diceva la destra è meno tollerante rispetto a questo, forse perché sono arrivati noi... Poi in realtà mi sembra che questa visione non ci posso, sia. Posso dirti, dobbiamo distinguere quello che ci raccontano i giornali o comunque i quotidiani o i media tradizionali dalla realtà. Io credo che la tolleranza del centrodestra rispetto alla critica, alla satira, eccetera, sia più alta rispetto a quella che di solito c'è al centro-sinistra.
però è una mia impressione, non mi sembra che ci sia un problema di libertà, diciamo, di satire, di libertà di informazione in Italia sotto un governo di centrodestra, mi sembra più un'invenzione degli altri per fare cacciare, mi sembra, certo, che il tasso di libertà per fortuna in Italia sia molto alto, non siamo né in Russia né... Ma l'Italia è più tollerante o meno tollerante? Oggi tu al telefono raccogli ogni tipo di testimonianza. L'Italia è un paese che non perdona nulla. Da questo punto di vista, no? Cambiano i governi in maniera repentina, si passa dal 30% di consensi al 10% di consensi in 2-3 anni, per cui l'elettorato italiano è molto meno stabile, stranamente, perché lo è stato per tanto tempo, adesso negli ultimi anni è molto meno stabile rispetto a quello che era prima, questo può essere un bene, può essere un male, però è così di fatto. La Lega è passata a un certo punto dal 3 a quasi al 30, poi adesso sta sotto, siamo sul 10%, 10-12%, la Meloni è passata anche lei dal 3 al 30% e adesso è un problema mantenere quel 30%, quel 27, quel 30%. Per cui le persone sono molto tranchant, si aspettano molto, credono molto in una persona, nei leader, danno credito a un leader, però se questo leader poi delude ti bastonano, per cui io penso che sia tutto positivo questa cosa, non ci vedo nulla di negativo. Ma quando tu, ecco, appunto, apri una trasmissione e fai queste imitazioni, ad esempio, no? Sì, non le facciamo più. Non le fate più? No, gli scherzi. Ma secondo te come ha reagito la reazione della Meloni? Molto bene. Ecco, molto tu sei un essere intende questo. Ma Meloni, tu dici, stai parlando dello scherzo, lo scherzo dei russi. Lo scherzo dei russi lo hanno già fatto, nessuno se lo ricorda, ma lo scherzo, i russi, che hanno dei vantaggi, perché credo che i servizi siano molto attenti a fornire il numero di telefono, perché tu il numero di telefono, insomma, c'è tutta un'organizzazione lì per fare gli scherzi. Noi avevamo la nostra, molto più rudimentale, questi qua hanno un livello più alto che può essere più sofisticato, che viene sicuramente supportato da organizzazioni diverse. I russi fecero uno scherzo straordinario ad Elton John tanti anni fa, credo gli stessi personaggi, in cui praticamente Elton John, che sappiamo omosessuale, uno anche dei paladini della comunità omosessuale, ha sempre parlato male della Russia, di Putin e dei suoi provvedimenti contro gli omosessuali, contro i gay. E questi qua fecero uno scherzo dicendo che Putin voleva incontrarlo e Elton John si mostrò molto favorevole a un incontro con Putin, anche con facendo una figuraccia, naturalmente. In questo caso credo che la Meloni ne sia uscita bene, perché non ha detto nulla di diverso di quello che avrebbe detto probabilmente in pubblico, per cui si è lasciato un po' più andare sull'Ucraina, perché più o meno aveva ragione. Ma sì, però penso che sia stato un discorso molto sulla stanchezza prima, esatto, o poi credo che non, cioè, no, è una cosa che non avrebbe detto magari in un comunicato ufficiale. Ma proprio adesso, parlando della Meloni, questo è un paese che vive molto di simboli, no? Tu sì, sai, in un modo o nell'altro. La destra, una volta, poi anche su questo per la tua opinione, che viene accusata di omofobia, per esempio. Sì. Questo è un tema che è riuscito solamente adesso, ma non è soltanto questo, il saluto romano. Sì. Tu come ti poni davanti a queste polemiche? Posso dirti, io penso che queste polemiche qui siano polemiche strumentali, perché non possono essere un... Cioè, il saluto romano va fatto, è uno problema, il diritto di farlo. Come sai, per me io sono per la libertà massima, negli Stati Uniti, come sai, possono ancora, ci sono dei cortei ogni tanto del Ku Klux Klan con gente incappucciata, certo, con le torce, e nessuno pensa che questi poveri derelitti razzisti siano un problema per la democrazia americana. Tu hai vissuto in America tanti, certo, anni, sai benissimo come funziona lì da quelle parti. Assolutamente. Cioè, sai che la libertà lì è al massimo, tu puoi dichiarare persino di essere nazista in America e nessuno ti dice niente. In Italia, se lo dichiari, ti fanno un mazzo così, forse anche giustamente, non lo so. Io sono per la libertà massima. Quindi di espressione verbale. Sui giornali adesso, ma io penso che 200 persone che vanno in un quartiere di Roma a fare il saluto romano per ricordare un eccidio che è rimasto impunito, ma chi se ne frega alla fine? Cioè, non è un problema, non è un problema dell'Italia, cioè, certo, è un problema di caciara che si fa per una settimana, che serve anche a noi, per carità, è divertente. Cioè, serve a chi fa trasmissioni in cui si vuole alzare un po' di caciara, come la nostra, anche noi, però facciamo anche altro, ovviamente, però va benissimo per noi, cioè per la caciara quotidiana dei talk, è perfetta questa cosa qua, perché dici il fascismo, gli antifascisti, i comunisti, la Meloni è ancora fascista, eccetera. Cioè, vivere sulle barricate è un po' una caratteristica italiana, allora. Ma sì, però ti ripeto, è una cosa che serve più a un mondo dell'informazione piuttosto che alla realtà. La realtà ci dice che quelle 200 persone, prima, sono già conosciute dalla Digos, sanno chi sono, non sono un pericolo per nessuno. Ma io dico, sono più attaccati alla libertà anche loro, perché questi qua poi sono contraddittori. Se tu li intervisti, dici: ah, noi però c'è la libertà di espressione. Come, siete fascisti, siete per la libertà di espressione. È un po' una contraddizione, certo, pure di questi signori. Ultime due cose: il clima economico, no? Tu lo vorrei per il sole 24 ore, Radio 24, sì, 24. Percepisci le differenze di ciclo dalle reazioni degli italiani alla satira politica, all'ironia su
i grandi temi di politica, di economia o di finanza, di politica del paese? Ma io credo sull'economia non so, io so solo che sicuramente prima o poi il conto scatta per tutti, no? Cioè, in fin dei conti l'unico merito politico dei 5 Stelle qual è stato? Uno dei pochi meriti politici dei 5 Stelle qual è stato? Di crearsi un elettorato di persone che arrabbiate, che hanno bisogno dell'aiuto pubblico. Cioè, certo, no, dell'aiuto pubblico, di dare voce alle persone, e quello è un mercato politico. Uno può giudicare bene o male, quello è un mercato politico. Il mercato politico è di quelli che dicono: noi abbiamo bisogno dello Stato. E ti faccio una domanda in contropiede: il fatto, proprio per quello che stai dicendo tu, il fatto di dare voce, sì, la crisi di Beppe Grillo comincia proprio per questo, perché la voce gli è stata data e si è perso un po' qualcosa. Ma sai, Beppe Grillo ha detto di tutte, cioè, è il contrario di tutto, cioè che il PD faceva schifo e poi ha fatto il governo col PD. Ha fatto il governo con tutti, cioè ha fatto il governo con la Lega, col PD, con tutti. Ecco, è finita un po' l'epoca di Beppe Grillo, come lui, influencer? Personalmente come influencer della politica penso di sì, penso che sia finito, eccetera. E Conte è stato bravo da questo punto di vista, devo dire la verità, molto bravo a crearsi una sua autonomia, nessuno ci avrebbe scommesso due lire su un signore che mediaticamente era abbastanza inesistente, un avvocato diciamo semi sconosciuto, che però è stato in grado di crearsi un suo mercato politico. Io da questo punto di vista sono molto cinico, giudico il risultato è che ha tenuto in piedi una roba che sembrava finita, perché in fin dei conti i 5 Stelle su che cosa si reggevano? Su Beppe Grillo, sulla rivoluzione, certo, su quello, sono diventati governativi e hanno detto tutto e contro di tutto, eppure grazie a reddito di cittadinanza, grazie a una serie di cose sono rimasti in vita ed è quello un merito, non è poi uno. Ho le ultime due domande per te. Sì. La prima riguarda la questione della società patriarcale. Ma non mi parlare di società patriarcale, che mi viene in mente il sangue al cervello. Ecco, perché questa è una cosa che in Italia ci sia la società patriarcale è un racconto fallace, fake, totale, che ci hanno propinato in queste due settimane dopo un episodio drammatico. Drammatico come quello dell'uccisione di una ragazza, cioè è una cosa ridicola, patetica. La vera società patriarcale è dove lapidano le persone, e dove una ragazza che si mette il velo viene condannata a 70 e passa frustate. Questa è la società patriarcale, questa è la società dove la donna non può esprimersi come vuole. Queste sono, e non mi pare che ci siano mobilitazioni femministe di gente che si mette, capito, il segno rosso sotto gli occhi quando succedono fatti di questo tipo. Non mi pare che ci siano persone barricate sotto l'ambasciata iraniana, persone che si incatenano, certo, davanti all'ambasciata di paesi dittatoriali. Il patriarcato esiste in Africa, in società africane, in società asiatiche, dove purtroppo la religione islamica l'ha fatta padrona, questa è la mia opinione, e non solo, però questo è, per cui il patriarcato in Italia, cioè, esiste ovviamente in qualche situazione. Ma anche il femminicidio viene presentato come... Mi parlavi di femminicidio, altra parola che non, altra parola che non so. Quando ho vissuto in America, mi sono trasferito nell'87-89, c'è un dato che mi impressiona molto: c'erano più morti a Taurianova che a Manhattan pro capite. Allora, questa, la criminalità è criminalità. No, l'omicidio è omicidio. L'omicidio è omicidio a prescindere dal fatto che venga commesso nei confronti di una donna o nei confronti di un uomo. Che poi gli uomini ammazzino di più le donne per motivi, diciamo, di gelosia, possesso, impazzimento, eccetera, quello è un dato di fatto. Ma il patriarcato non c'entra nulla, ma non è che l'eredità è colpa mia o colpa tua. Ma no, ma figurati, io ho detto più volte in un video che è stato molto virale, come si dice di questi tempi, anche se la parola mi fa orrore, come puoi immaginare, ho detto non mi vergogno di niente, non bisogna vergognarsi di niente. Com'era, regista, la frase che ho detto? Cioè, la frase che ho detto... Bravo, ecco, vedi questo. Crossover. Io non sono... Colpevole, bravo, adesso mi ha ricordato, io ormai... No, niente. Io non so, ecco, non si vede il regista, però mi ha suggerito questa cosa. Io non sono colpevole di ricordarmi una cosa, io mi scordo tutto quello che faccio. Io non sono colpevole, l'ho ripetuto 50 volte. Dopo quello che ha detto la sorella della io povera, io personalmente non ho mai torto un capello a nessuno, non ho mai alzato le mani, ho orrore del fatto. Educazione e tolleranza non si impongono per legge, ma per cultura. Ma sì, ma nemmeno per cultura, certo, non c'è dubbio, bisogna propagandare la grande arte della tolleranza, per carità, è quello che faccio ogni giorno, il massimo della violenza verbale, dice il maestro Sgarbi, che può essere che molti considerano una forma di violenza, ma è ridicolo, è zero violenza fisica. E ti ripeto, io non mi sento colpevole, era un grido per dire spezzare una lancia per Sgarbi? No, ma non lo so, la vicenda dei quadri, le vicende dei quadri non le conosco. Vittorio è una persona che vive in maniera molto tumultuosa, non controlla spesso quello che fa perché fa 140 cose, che possa essere, poi vedremo le accuse, ma insomma che possa aver architettato il furto di un quadro, se non ci sono le prove non ci voglio credere, cioè non ci credo poi fondamentalmente. Allora, ti dico... Che possa essere stato superficiale, sì, quello, però la superficialità in queste cose è una caratteristica sgarbiana, la superficialità nella gestione pratica delle cose, un po' come noi che ci scordiamo, non c'è dubbio. Cioè noi i foglietti che ci abbiamo, cioè uno che viaggia con i foglietti senza mai contanti, con quello che gli paga, tutta una corte dietro, cioè tutto così.
ti dico per chiudere con questa domanda. Allora, questo mercato ha in Italia coinvolge ogni anno 3 milioni di clienti, 90.000 lavoratrici stabili per un giro d'affari, anno della pandemia 2020, questi dati del Codago, 4 miliardi di euro. Di chi stiamo parlando? 4 miliardi di euro è un grosso business. È la prostituzione. È diventata un'industria. No, è già un'industria da tanti anni. Adesso diciamo con internet si è sofisticato. Sai qual è il problema vero di questo fatto qua? È che la politica italiana se ne sbatte le palle di questa cosa qua. Cioè se ne fotte totalmente. La politica italiana, allora, posso dire, io sarà l'oggetto di un mio spettacolo prossimamente, è questo. E Salvini è passato, ha filmato con me nel 2015 un progetto di legalizzazione della prostituzione, siamo andati quando ancora faceva il 4-5%, siamo andati al Comune di Milano insieme, io, lui e una prostituta transessuale molto conosciuta a Milano che si chiama Efe Balla, siamo andati insieme a firmare un progetto di abolizione della legge Merlin, ci sono pure le immagini ancora sull'internet. Siamo andati e abbiamo firmato questo progetto di legge. Io, Salvini ed Efe Balla, pensate. Dopo un po' mi sono rivisto Salvini che agitava rosari e madonne durante i comizi. Per carità, legittimo pure questo, però c'è una qualche contrasto. Questa è la dimostrazione che la politica italiana, oltre ad essere contraddittoria, e questo lo sappiamo, a cambiare opinione, eccetera, è anche, come dire, se ne frega di questo problema, che invece è un problema di gestione, come stai dicendo tu. Perché 4 miliardi sono 4 miliardi nero, fondamentalmente, no? 4 miliardi di nero che invece potrebbero essere, esatto, in parte gestiti dallo Stato. Purtroppo nessuno avrà mai il coraggio di farlo, come in Svizzera, perché poi noi abbiamo questa particolarità, siamo circondati da bordelli, da prostituzione legalizzata tutto intorno all'Italia, e esatto, dunque c'è una migrazione di italiani. Svizzera, in Austria, in Germania, in Slovenia in parte, eccetera, e però poi, cioè, ci sono puttanieri italiani. Siamo esportatori di capitali per la prostituzione. Sì, invece non vogliamo che ci sia gente che ci guadagna, invece imprenditori, cioè, che ci guadagnano. Ma devi sapere che anche lo Stato, i bordelli, dire. Sì, e poi indirettamente lo Stato con le tasse. I bordelli austriaci, cioè quelli che chiamiamo bordelli per semplificare, anche quello, le parole, no? Se uno dice bordello, oddio, è bordello, non si può dire bordello, cioè un bordello dove c'è un door to door, dove c'è uno scambio tra chi acquista e chi compra, cioè, no? Cioè chi acquista e chi vende. E sono gestiti da multinazionali ormai. Cioè i principali bordelli austriaci, i principali FKK, certo, o SPA, chiamiamole come vogliamo, sono gestiti da multinazionali, cioè da multinazionali che fanno i soldi. È un male? È un qualcosa? Ma tu te lo immagini un governo italiano che si prende la briga di legalizzare della prostituzione? Pensa alle polemiche, ma non è tanto il Vaticano. Ma quando riusciamo a liberalizzare gli stabilimenti balneari? Molti dicono i cosi, no? Molti dicono il Vaticano. Ma è una minchiata, il Vaticano non conta più niente, cioè, per fortuna non conta più niente, cioè, non è quello, è proprio la l'inesistenza. Ma il Vaticano che quali forze potrebbe opporre se ci fosse un Parlamento che seriamente prende in considerazione l'idea di legalizzare la prostituzione? Ma non, cioè, che potrebbe, sì, ancora con i cardinali che chiamano. Chi chiamano poi i cardinali? Nessuno, non chiamano più nessuno. Chiamano, ma non avrebbero nessuna influenza. Invece quando tu paventi di fronte ai politici l'idea di legalizzare la prostituzione, dico no, perché in fondo dice ma tanto esiste, no, c'è, non è che la proibiamo, perché poi il paradosso è che noi proibiamo la prostituzione. Non la proibiamo, cioè non è vietato prostituirsi, ma è vietato aiutare la prostituta. Cioè tu, se tu affittassi casa tua a una prostituta, potresti passare dei guai sapendo che è una prostituta, che potrebbe essere aiuto, favoreggiamento della prostituzione. Povero Fede, pensate, uno dei pochi è condannato, una delle condanne che ha Fede, poche credo condanne, anzi forse l'unica, è per favoreggiamento della prostituzione, perché portava tre ragazze che consapevoli andavano a casa di Berlusconi. Cioè, ma ti rendi conto la follia? Per cui, e l'altro paradosso su questa vicenda della prostituzione è la sinistra. Certo. Perché la sinistra, che è da sempre libertaria, me la gestisco io, ti ricordi? In realtà è diventata, sì, scusa, ancora suggerimento, stavo facendo il cuore, ma in realtà è questo, me la gestisco io, ti ricordi, no? Certo. Negli anni 70, e dunque dovrebbe essere tendenzialmente favorevole al fatto che una persona liberamente vende il proprio corpo, no? Vogliono punire il cliente perché immaginano un mondo senza prostitute. Immaginano un mondo in cui la donna magicamente non mette più in vendita il proprio corpo perché è meglio fare altri lavori. Ma chi te l'ha detto? Ma perché devi essere il sindacato delle prostitute o delle donne che dicono? Ci sono donne che per motivi vari, anche lo Stato dovrebbe essere laico. Diciamoci la verità, chi va a punire il sedere ai vecchi, agli anziani, ai vecchi, cioè, noi diventeremo vecchi, non è una cosa nei confronti dei vecchi. È contento di farlo? Dunque, sì, ci sarà qualche persona che ha questo ideale di aiutare, molte persone non hanno piacere a pulire il sedere a una persona bisognosa, no? Qualcuno lo deve fare,
E per soldi lo fa, e molte persone prostitute faranno la stessa cosa, cioè nel senso non hanno piacere a farsi a fare sesso con uno sconosciuto. Guarda, e lo fanno lo stesso perché così guadagnano, e anche tanto guadagnano. Scusa se ti faccio quest'ultima domanda, parifichiamo gli stipendi di medi di una prostituta a quelli dei badanti. Esatto, un'ultima domanda, Elon Musk, ti chiedo questo perché in questi giorni l'hanno criminalizzato in ogni modo, stanno cercando l'intervistato ormai preferito di Porro. Di Porro, di Nicola, perché sappiamo anche lì, c'è pure una Atreus, è andato lì, ha fatto una sua scelta. Atreus, sì. Quello che però mi colpisce è questo, ho più l'impressione che i media tradizionali, i grandi media tradizionali, guarda l'articolo del Wall Street Journal, che sì, abbiano in mente non solo Elon Musk perché si droga o si drogava, o perché è di destra, perché gli piace Trump, ma non è anche perché noi di News Mondo facciamo parte di questo mondo, è l'avanzare di un nuovo metodo di comunicazione che dà fastidio al vecchio. No, Musk è un libertario, innanzitutto non è né di destra né di sinistra. E la cosa incredibile è che il mondo della libertà di espressione oggi si identifica più con la destra che con la sinistra. Questo ci sarebbe da pensare sul fatto che nel bene e nel male, naturalmente. E per cui non è, se Musk è di destra, io sono il Papa. Cioè, Musk di destra è una cosa che non ha nessun anche senso. Ma è una follia anche là che ci propinano. Musk di destra, ma di destra dove? Quando? Perché gli piaceva Trump? Perché Trump è di destra, cioè Trump è un signore, un ultramilionario che fa i cazzi suoi. Che probabilmente sarà anche rieletto. Ma magari, cioè, così ci divertiamo. Esatto. Musk è un ultralibertario, perché non può che essere definito così, e che ha delle sue idee, qualche volta contraddittorie anche lui, è andato ad Atreio e ha un po' ammaliato la folla sull'idea che l'immigrazione debba essere controllata. Poi però certo è uno che, come dicono, consuma droghe, sicuramente ha fumato per un sacco di anni la marijuana, sì, perché andava nelle trasmissioni così. Dicono che prende anche altre droghe, ma lui smentisce perché dice che fa controlli ogni settimana. Esatto. Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Se si fa o non si fa. Certo, il fatto che sia uno può essere che un problema interno legato all'America, perché lui lavora per la difesa, ma questa è una cosa di tecnica americana, sono affari loro. Però nell'immaginario certamente dell'elettorato, della propaganda di comunicazione di Fratelli d'Italia, avere come ospite principale di una kermesse uno che fa uso di droghe a favore della procreazione assistita è un po' un cinema, insomma. Però la Meloni giustamente dice: ma noi non è che invitiamo quelli che hanno ragione, che danno ragione a noi al 100%. Noi siamo contrari alla procreazione assistita, pensiamo che la droga sia un male e invitiamo lo stesso perché... Sì, però certo, viene portato in palmo di mano, cioè nessuno gli chiede lì: ma scusi, ma lei la procreazione assistita... Ancora domande su questo non gliel'hanno fatte serie, cioè a Musk, però comunque a me. Beh, io ringrazio Giuseppe Cruciani, grazie a te, Giuseppe, per newsmondo.it. Ecco, grazie. Ciao.